una festa della Repubblica nel segno dell'impegno per il rilancio e la rinascita del paese nell'anno segnato dalla pandemia di Covid. La Toscana celebra la festa del 2 giugno con questo spirito, volgendo lo sguardo al futuro ma ben salda sui valori della Costituzione. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha partecipato insieme alle altre autorità in Piazza dell'Unità a Firenze alla tradizionale deposizione della corona ai caduti, ricordando che gli italiani 75 anni fa scelsero la Repubblica e iniziò la ripresa e il rilancio del paese. E poi pensiamo alle donne che per la prima volta potevano votare ed essere elette proprio quel 2 di giugno. Quindi una grande giornata per l'Italia della libertà, della democrazia, della parità di genere, una grande giornata che ci spinge a essere consapevoli di quanto persone hanno lottato, sono anche morte, per consentirci di avere la prospettiva e le possibilità di oggi. Sull'Arengario davanti Palazzo Vecchio, nel giorno della festa della Repubblica, sono stati celebrati i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari in prima linea nella lotta contro il Covid. Da una parte si valorizza il ruolo della Repubblica, i valori scolpiti nella Costituzione, dall'altra si dà un segnale di grande riconoscimento a chi questi valori li ha fatti vivere in questi mesi, di fronte a un'emergenza di portata straordinaria e di fronte al fatto che le donne e gli uomini, appunto, del sistema sanitario hanno fatto un lavoro di straordinario valore, con grande professionalità, con grande impegno, con grande dedizione. A Sant'Anna di Stazzema, luogo dell'eccidio nazifascista, presente l'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini, che ha voluto ricordare l'importanza delle 21 donne della Costituente. Quella carta costituzionale che vogliamo e dobbiamo far conoscere e approfondire ancora di più alle studentesse e agli studenti toscani, perché nella scuola, che è il luogo delle pari opportunità, dell'uguaglianza per eccellenza, si formano le cittadine e i cittadini del presente e del futuro. E io credo che questo sia l'impegno che come istituzioni ci dobbiamo prendere, un impegno solenne, e farlo qui oggi a Sant'Anna di Stazzema ha un valore ancora più importante e ancora più profondo.